La bellezza che ricrea è il titolo di questa 26esima edizione ed il tema che ci accompagnerà in questa giornata di esibizioni. L'obiettivo dell'Open Festival, come sicuramente già saprete, è sostenere e promuovere realtà inclusive, valorizzando talenti e contaminazioni di genere artistico. Il palco del Teatro Asioli questa mattina vedrà l'alternarsi delle esibizioni di artisti e compagnie precedentemente selezionate dalla giuria tecnica. A tutti i partecipanti è stato chiesto di realizzare un lavoro relazionandosi al tema del nostro festival, la bellezza che ricrea, interpretandolo secondo le proprie esperienze e sensibilità. Iniziamo presentando la giuria che avrà il compito di valutare le esibizioni. Abbiamo l'onore di avere nella nostra giuria Liliana Cosi, che non ha bisogno di presentazioni in quanto direttrice artistica e ballerina di fama internazionale. Nicola Bonini, docente di teatro del Liceo San Tommaso, Giorgio Grisendi, regista e conduttore di laboratori teatrali, e una giuria composta da alcuni studenti del Liceo San Tommaso, che assegnerà il premio al miglior artista. Adesso iniziamo con la prima esibizione. Far vivere e divertire, lavorando insieme. Questo è lo scopo del laboratorio di teatro danza integrato di Rossana Molinaro. Integrato perché l'obiettivo è creare uno spazio in cui le differenze convivano e diventino una ricchezza, facendo risplendere le potenzialità di tutti. Il titolo dello spettacolo che vedremo tra poco sul palco è La trasformazione della bellezza. Una bellezza che stupisce gli esseri umani e li rende in grado di costruire una nuova convivenza, più umana, più giusta e solidale. Lasciamo il palco ai nostri ballerini. Shame me hagi de begit so. Someone else in the past.
Thank you.
presentarvi. Valentina. Alessandro. Filippo. Marina. Chiara. Diego. Elisabetta. Benedetta. Bonni. Martina. Complimenti per questa esibizione ancora. Ci sono domande da parte della giuria per i nostri artisti? Serve il microfono? Volevo fare... Pronto? Si sente? Volevo fare a tutti i complimenti per la buona preparazione, direi ottima. I complimenti vanno ai maestri, naturalmente, e a voi che avete imparato. Bravi! Proseguiamo con la proseguiamo con la prossima esibizione. Scusate, volevo fare una domanda anch'io. Volevo chiedere questo lancio così bello coreografico, quale significato voleva trasmettere all'interno appunto di questa ballo della primavera, se è arrivato magari libera interpretazione poi di ognuno, se attribuite qualcosa in particolare. Buongiorno a tutti, sono Rossana Molinaro, siamo qui in questo gruppo che è, prima di tutto devo dire, speciale veramente sotto tutti i punti di vista. Il significato, quello per cui noi abbiamo lavorato, è essenzialmente il gruppo e la bellezza veramente di quello che stiamo continuamente a stare sempre insieme e a lavorare e supportarci. Io dico che questo gruppo è un'intensità di emozioni, ecco, io direi che è essenziale questo. Penso che abbiamo colto perché lo avete trasmesso molto bene. Avevo proprio chiesto una domanda specifica su a livello di questo, perché ad esempio abbiamo visto i colori, abbiamo visto tante cose che comunicano questi significati molto belli. E si sente? Si sente meglio adesso? Okay. Ecco, no, la mia domanda era, dal punto di vista proprio visivo e del movimento, tutto quello che avete trasmesso sulla primavera. Sì. Chiedevo questo lancio di queste carte appallottolate se ha un significato particolare che voi attribuite. Allora sì, sono delle lettere, dei racconti. Noi quando facciamo un gruppo tante volte chiediamo spesso a loro se hanno da dirci delle cose, come si sentono, e su questi fogli è come se fossero stati trasportati tutti i loro pensieri. Grazie. Prego. Bene, ringraziamo gli artisti e proseguiamo presentando la prossima compagnia. Si tratta della compagnia teatrale L'Allegra Brigata del CAM, che presenta lo spettacolo Il Ballo della Primavera. La scelta del titolo nasce da una riflessione sul tema proposto quest'anno. La primavera, come voi saprete, è una rinascita, è un rinnovamento ed è il momento in cui la natura genera bellezza, che è l'essenza della rinascita. È importante essere consapevoli della propria fragilità, che non è assolutamente debolezza, anzi, scoprirci fragili ci fa rinascere più forti. Citiamo ora dal testo che vedremo: era una notte piena di stelle, uno di quei momenti in cui ci sentiamo sperduti, briciole dell'enormità,
eppure il cuore si riempie di pace. Accogliamo allora con un caloroso applauso l'allegra brigata del CAM con il ballo della primavera. Grazie. Oggi non farò lezione, non voglio proclamare nulla, né indicarvi una qualche verità. Avrei solo un segreto da confidarvi. Un tempo anche io ero un giovane forte. Quando si insegnava a voce piena, si pretendeva autorità. Al tempo della forza sopraggiunge quello della fragilità. E non è facile sentirsi improvvisamente delicati. Può rivelarsi un inferno se si è soli. Io solo non lo sono mai stato. Era una notte piena di stelle, uno di quei momenti in cui ci ritroviamo sperduti, briciole nell'enormità, eppure il cuore si riempie di pace e scoprì che queste sensazioni non sono in contraddizione. La fragilità ci permette di scoprire la meraviglia, il sentirsi piccoli ci fa percepire l'infinito e l'ostacolo ci consente di svelare quello che si trova al di là. Ora so che la vulnerabilità è l'arma più potente. Siamo l'elemento umano della macchina e siamo liberi sotto le nuvole. Siamo l'elemento umano della macchina e siamo liberi sotto le nuvole. Noi siamo l'elemento umano della macchina, siamo liberi sotto le nuvole. Si vince, si perde, si presta o merda, che si infilano nelle fessure sotto le suole. Si vive, si muore, si prova dolore, dalla quale non c'è mai un pensiero che ti consola. Si parla coi cani, si stringono mani, si fa spesso finta di essere qualcosa. Si guarda il tramonto, si arriva in ritardo, ci piovono addosso macerie di vita esplose. Si fanno dei figli, si sognano sogni, si fanno castelli di sabbia sul bagno asciuga, si infilano belle nelle collane e si progetta una fuga. Siamo l'elemento umano della macchina e siamo liberi sotto le nuvole. E siamo l'elemento umano della macchina, siamo liberi sotto le nuvole. Non siamo l'elemento umano della macchina.
e siamo liberi sotto le nuvole. Noi siamo l'elemento umano della mano e ci facciamo del male per abitudine. Oh. Che racconta la mia storia, racconta di questo pensiero malato che si è preso tutta la mia vita. Racconta, sì, racconta che qualcosa mi ha spezzato come una scheggia, come una metastasi, un peccato senza peccatori. Racconta tempo, della mia faccia pulita, sì, degli occhialetti al naso e del mio sorriso composto, le parole pulite, i ragionamenti pazienti, i silenzi educati. E poi dice, qualcosa lo ha spezzato, pazzo, in paese mi chiamano pazzo, mettono peccati che io non ho commesso, storpiano la faccia e ci disegnano sopra le mie smorfie, miserabili tutti, nessuno mai a regalarmi, che ne so, una parola. Nessuno mai a chiedersi che fine avesse fatto la mia vita dopo. Dopo, sì, dopo già. Perduta lei, perduto io. E adesso, svanito soltanto quest'ultimo mattone in equilibrio, il cemento nero della strada sotto di me, le auto in fila, che da quassù sono soltanto delle macchie. E questa voglia di volare, di morire, finire. Oh.
regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, è una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera per chi non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare, e mi stupisco se provo ancora un'emozione per la colpa della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi che giorno e notte e si assomigliano nella poca luce che trafigge i vetro opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura per la società dei sani, siamo sempre stati spazzatura, puzzo di pisce e segatura, questa è malattia mentale, non esiste cura. Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, è una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col filistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo. Ora prendete un telescopio e misurate le distanze e guardate tra me e voi chi è più pericoloso. Dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse solo il nostro, ricordi pochi istanti in cui ci sentivamo vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi. Dai miei ricordi sarei l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone. Nonostante tutto io ti aspetto ancora, e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora. Ti regalerò una rosa rossa per dire ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, è una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare, perdona la calligrafia di un elementare. E mi stupisci che io provo ancora un'emozione, sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare. Di particolari che sfuggono ai multitudini, si disperdono tra gli occhi distratti di chi cammina con il cuore tra le nuvole,
e così concede a un mondo disimpegnato la meraviglia curata dei tuoi dettagli. Sei fatto di nostalgia che nemmeno tu conosci, senti mancanze lontane di mari non notati, di isole inesistenti, tramonti mai inventati prima e caramelle rotte prima ancora di sciogliersi in bocca. Sei fatta di lacrime di cui non conosci il motivo, di sorrisi al vento, di bocconi d'aria estiva, di ricordi forti come il ferro, alcuni un poco arrugginiti dalle piogge che ti vengono incontro. Sei fatta di desideri vicini, incubi facili da realizzare. La tua vita è un campo minato, attraversato con le scarpette di danza. Sei fatta di amori persi lungo la strada difficile che ti sei scelta, di amici robusti pronti ad aggiustare le tue notti e brindisi di vino così romantici da poter stare benissimo negli scaffali delle biblioteche comunali. Sei fatta di figure di merda da poco e di errori da tanto, di cadute, di rialzate, di scoraggiamenti e di coraggio a casaccio, di mani forti, di abbracci a pezzi e caffè amaro. Sei fatta di vita, tu, piena di sogni da sistemare meglio, ma comunque piena di sogni. Che incontrai un giovane con il volto pallido e bello e colmo di stupore. Sedette accanto a lui sulla panca e gli domandai: perché sei qui? E lui mi rivolse con uno sguardo attonito e disse: mio padre voleva fare di me una copia di se stesso e così mio zio. Mia madre vedeva in me l'immagine del suo illustro genitore. Mia sorella mi esibiva il marito marinaio come perfetto esempio da seguire.
mio fratello riteneva che dovessi essere identico a lui, un bravissimo atleta. E anche i miei insegnanti, il dottore in filosofia e il maestro di musica, erano ben decisi. Ognuno di loro voleva che io fossi il riflesso del loro volto in uno specchio. Per questo sono venuto qui. Trovo l'ambiente più sano, qui almeno posso essere me stesso. E di scatto si volse verso me e chiese: anche tu sei qui a causa dell'educazione e dei buoni consigli? Ed io risposi: no, sono qui in visita. E lui disse: ah, ho capito, vieni qui dal manicomio dell'altra parte del muro? Grazie. Alessandro. Michael. Giampiero. Se possibile i microfoni, grazie. Un ringraziamento va alla dottoressa Maria Rosaria Stigliano, anzi prima di tutto buongiorno. Un ringraziamento va alla dottoressa Maria Rosaria Stigliano, nostra educatrice, operatrice e maestra dello spettacolo e di teatro. Un ringraziamento va a Patrizio Faloci, che ci ha accompagnato e aiutato oggi e ha realizzato il video che vi abbiamo mandato. Arrivederci e grazie e alla prossima e buon proseguimento di giornata. Saluti e arrivederci a tutti, grazie. E al prossimo anno e al prossimo spettacolo. Bene, grazie. Ah, dottoressa Maria, parlano loro prima. Complimenti, veramente. Si sono già presentati, quindi non mi resta che chiedere se la giuria ha qualche domanda da fare. Intanto complimenti, molto bravi per la leggerezza e la poesia di queste immagini che avete creato e in particolare per questi segni che avete messo e che rimangono come la rinascita di una nuova, segni della rinascita di una nuova primavera, io almeno l'ho intesa così. Volevo chiedervi come vi è nata questa idea
di questo lavoro, di questo testo, insomma. E, allora, diciamo che noi costantemente lavoriamo su, durante l'anno realizziamo due o tre performance da portare in scena nei vari eventi e di varia natura. E sicuramente ci ha ispirato, per quanto riguarda questa performance, il titolo appunto che è stato dato, la suggestione del titolo che è stata data a questa edizione dell'Open. E la primavera è sicuramente un momento di rinascita e il concetto della bellezza che ricrea ci ha fatto pensare appunto alla primavera che con i suoi fiori che rinascono, con la natura che riprende forma, riprende vita, ricrea la bellezza che magari era, si era assopita o comunque un attimino addormentata appunto durante l'inverno, e un po' rappresenta poi quelle che sono, no, le fasi della vita, quindi nel momento in cui arrivano momenti di difficoltà, gli ostacoli che troviamo nella nostra vita a 360 gradi, troviamo, dobbiamo cercare il modo di trovare dei segni, degli strumenti e dei sogni che ci diano la possibilità di ricreare una rinascita e quindi di ricreare bellezza. E i segni che vedete a terra sono sì la rinascita della primavera che rinascendo lascia un segnale nelle nostre vite e ricrea bellezza e scandisce il tempo che scorre, ma sono anche collegati, diciamo, al testo che abbiamo letto mentre deponevamo questi oggetti, i nostri sogni da realizzare. Il testo di Joe Evan, dal titolo Sogni da sistemare, appunto ci ha ispirato sul fatto che i sogni comunque essi siano, e anche per quanto possano essere scombinati, non vanno mai lasciati chiusi in un cassetto, ma bisogna sempre cercare di tirarli fuori e fare in modo, in qualunque siano le condizioni di vita, le difficoltà che la vita ci riserva, di tirarli fuori e lottare per essi in pratica. Quindi questo è il significato che abbiamo voluto dare con le nostre immagini a questo spettacolo, che si chiude con questo cerchio, perché il cerchio rappresenta il filo rouge, non a caso appunto era anche proprio un filo rosso, ma un filo rouge che unisce tutti i partecipanti, tutti i ragazzi che vivono all'interno della comunità e che quindi a maggior ragione hanno questo senso di appartenenza ad un unico tutto, per cui la rilevanza del fatto che ognuno ha il suo valore, ognuno ha le sue caratteristiche che poi vengono a emergere valorizzate nel momento in cui si è parte di un tutto. Avrei una domanda anch'io, grazie. Io non vedo dove la Giulia, quindi da fare. Siamo qua. Qua, in platea. Ok. Ok. Una domanda sui testi che sono stati letti, perché non ho ben colto, mi è sfuggito probabilmente, fanno riferimento a un autore, li avete scritti voi, chi li ha scritti? Allora, sono più autori. Più autori sono esterni alla compagnia che ti è preso, quindi... E allora sono più autori, abbiamo preso dei testi di più autori, praticamente il testo finale è tratto dal Folle di Gibran, e poi abbiamo appunto il testo di Joe Evans, Sogni da sistemare, che è quello invece che abbiamo utilizzato praticamente per il, diciamo, per la scena appunto in cui abbiamo deposto gli oggetti in scena, e poi abbiamo utilizzato, per quanto riguarda invece la parte praticamente del Ti regalerò una rosa, è un testo di un testo inedito praticamente che abbiamo preso da una performance che avevamo guardato insieme nel momento in cui abbiamo deciso di lavorare su Ti regalerò una rosa, mentre il testo iniziale è la fragilità, è il monologo sulla fragilità di Alessandro D'Avenia. Noi facciamo anche in alcune circostanze, per esempio nello spettacolo che abbiamo realizzato a Natale, dei testi inediti scritti da noi, perché all'interno appunto della struttura, tra le attività, facciamo anche laboratorio di scrittura creativa. Però in questo caso abbiamo deciso di ispirarci e comunque di portare in scena dei testi di autori già conosciuti. Grazie. Bene, grazie mille. Grazie veramente, fantastico. Voleva fare un saluto. Volete fare i saluti, dottoressa Maria? Sì, anch'io, però intanto. Prego, prima voi.
Volete fare i soldi? No, fallo. Spero che a questo amatissimo e rispettabile pubblico, anche per il signore della giuria, lo spettacolo è piaciuto. Inoltre mi associo al mio amico Mariano e anche da parte mia un ringraziamento particolare va alla nostra regista ed educatrice Maria Rosaria Stigliano, che con amore e con affetto ci segue durante le prove. Grazie a tutti, alla prossima. Noi comunque vogliamo ringraziare, per intanto specificare che qui in scena praticamente appunto ci sono io che ho strutturato lo spettacolo come educatrice, e poi tutti gli altri sono i ragazzi appunto che vivono all'interno del CAM, della nostra comunità, della nostra residenza sanitaria. E vorrei salutare comunque tutti gli organizzatori, per quest'anno per fortuna ce l'abbiamo fatta ad esserci, perché è il quinto anno che partecipiamo, ma 2 anni fa praticamente causa Covid non siamo potuti essere presenti, e le edizioni precedenti le avevamo fatte tutte quante a distanza. Quindi è un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno accolto, che ragazzi, ci hanno ospitato, e anche alla nostra struttura che ci ha permesso di arrivare, perché 3 ore di viaggio non sono neanche poche, quindi anche ai ragazzi per essere stati bravi. Questo saluto, grazie mille. Questo saluto è dedicato a voi. Grazie mille. Su. Ok. La compagnia che vi presentiamo adesso è la cooperativa sociale GSH della provincia di Trento. Loro ci presenteranno un lavoro molto particolare. Sono opere che prendono vita sul palco. Quale bellezza può generare meglio stupore e meraviglia se non quella espressa dal talento artistico dell'essere umano? La cooperativa GSH di Trento è partita da opere di arte immortali, tele in grado di trasmettere una bellezza senza tempo. Ogni attore ha scelto la tela che più lo rappresentava per compiere quel processo di immedesimazione totale con la bellezza dalla quale lasciarsi trasfigurare. Un caloroso applauso ai nostri amici di Trento. Buongiorno. La cooperativa sociale GSH opera in vari territori della provincia di Trento, in particolare nelle valli di Non e di Sole, Altopiano della Paganella, Piana Rotaliana e Valle dei Laghi. Dal 1990, data della sua fondazione, offre servizi per persone con disabilità in età evolutiva ed adulta e alle loro famiglie, con l'obiettivo di rispondere in modo specifico ai loro bisogni attraverso un'offerta diversificata e personalizzata di servizi socioassistenziali, culturali ed educativi, sia in forma diurna che residenziale, realizzati grazie alla partecipazione dei soci, del servizio degli operatori, alla collaborazione delle famiglie e al sostegno dei volontari. Scopo principale è quello di offrire servizi e opportunità grazie ai quali le persone con disabilità possano crescere, esprimersi ed avere un pieno riconoscimento dei diritti umani e di cittadinanza, superando situazioni di svantaggio e di dipendenza, normalizzando i loro percorsi di vita. E per questo oggi siamo qui. Il servizio Il Melograno, che ha partecipato al bando del festival, è un servizio semi-residenziale della cooperativa GSH, finalizzato alla crescita evolutiva delle persone attraverso interventi mirati allo sviluppo e al mantenimento di abilità nell'area delle autonomie, nell'area cognitiva, motoria, della comunicazione e affettivo-relazionale. La nostra opera è un video con le nostre tele, create su imitazione e riproduzione di famosissimi quadri. Abbiamo pensato che la bellezza che ricrea potesse essere espressa attraverso la possibilità che gli attori di quelle stupende opere senza tempo potessero essere persone con disabilità. Abbiamo scelto per ognuno la tela che più lo rappresentasse, quadri che rappresentano la perfezione, ma anche le nostre tele che rappresentano l'unicità della diversità. Lascio la parola a Laura, che è stata l'ideatrice del nostro progetto.
la bellezza la possiamo trovare in qualsiasi volto o corpo. Ispirandoci al tema del festival, abbiamo voluto valorizzare la bellezza delle persone con cui lavoriamo, attraverso la riproduzione di quadri famosi. Nella scelta dei quadri ci siamo fatti ispirare dalla fisionomia e dalla personalità dei ragazzi, che hanno ridato vita ai quadri stessi, mettendoci non solo il loro viso, ma anche interpretando al meglio il personaggio ritratto. Per realizzare i quadri abbiamo utilizzato dei materiali di uso comune, per raffigurare al meglio le opere scelte. In seguito abbiamo scattato delle foto e le abbiamo editate utilizzando gli sfondi originali delle tele. E adesso vi mostriamo il nostro lavoro. Grazie. Dalla giuria? Volevo complimentarvi intanto per la vostra idea, molto, molto singolare, molto, molto bella, molto carina e curiosa davvero, e soprattutto bene realizzata. Anzi, peccato siano stati così pochi. Se fossero stati altri sarebbe stato un piacere ancora maggiore. Bravi comunque, grazie. Grazie. L'idea è quella in effetti di allargare un po' il patrimonio, il progetto però ecco dovevamo consegnarlo e quindi sicuramente prendiamo spunto per aumentare un po' il numero delle tele, grazie. Poi molto in tutti i primi piani che erano stati così realizzati, molto bella, precisa anche la cura dell'espressione del viso che richiamava quella degli autori che avevano realizzato la tela, insomma. Quindi complimenti. Grazie, grazie per l'opportunità. Bravi davvero. Passiamo alla prossima compagnia. Bene, proseguiamo subito con i prossimi candidati, con la compagnia teatrale I Tremanti di Passione, una compagnia nata nel 2019 da 5 fisioterapiste appassionate dei loro pazienti, che hanno trovato nel teatro una possibile strada di terapia e di rinascita. Da questo progetto è nato un gruppo coeso, un gruppo di amici, che ha saputo trovare nell'attività teatrale un modo per far conoscere la donna e l'uomo dietro la malattia, per parlare della paura, della stanchezza, della solitudine e dell'ansia, ma soprattutto dell'amicizia, della vita e della rinascita. Sul palco oggi rappresentano l'opera Brevi Manu, consegnata a mano personalmente, attori che si riconoscono uno nelle parole dell'altro. Un applauso, grazie. Okay. Sta bene? Sta bene? Ah.
No! È tutta colpa sua. Quella volta che mi hai abbracciato e hai pensato che tremassi per l'emozione. Tutta colpa sua. Quella volta che mi sembrava di fare finta, ma invece era vero, tremavo. Era colpa sua. Quella volta che mi dicesti vergogno di venire al cinema. Mi sentii squarciare. Ma ora ho capito il perché. È tutta colpa sua. Quella volta che ho visto una sindrome di Pisa, ma per colpa sua non ero in Toscana. Quella volta che mi hai detto ti trovo bene, ma vaffanculo, va. Scusa, è tutta colpa sua. Quella volta che mi hanno detto non potrai più donare il sangue, per colpa sua. Beh, ma sai che forse è meglio. Quella volta che mi sono detto non andrò più a sciare, per colpa sua. Quella volta che mi sono misurata con la fragilità umana, quando mi hai detto mio figlio ancora non lo sa, è sempre colpa sua. La volta che mi hanno detto, vieni a fare teatro, teatro io, mai, è colpa sua. Quella volta che ho spiegato troppo velocemente a un paziente come fare un esercizio e lui mi ha risposto, parli più lentamente, per favore. La prima volta ho incontrato l'innominato, mi hanno rivoltato con un calzino. Sempre per colpa sua, teniamo buono. Quella volta che mi hanno detto, a sposa vera perché la ten sempre col braccio sinistro lì, piccolo, mandi la lucca, sa la verità. Con tutta la mia forza fino in fondo alla strada.
come un convalescente, in attesa di una guarigione che però non arriva. Mai. La mia vita non è più la stessa. Cerco di fare tante cose. Ho una moglie meravigliosa al mio fianco. Ho una figlia che dà luce alla mia vita. È il buio. Il caso. Sarà per fortuna o per caso se la Terra sarà salvata dall'impatto devastante di una cometa. È il caso o il destino che mi ha condotto qui oggi? Io non lo so. Però sono riuscito ad accettare questa realtà così come si svolge, come mi sfiora e alla fine di tutto, come diceva la mia amica Anna, trionferà il bene. Respirare, sorridere, raccontare e condividere. Ma chi lo avrebbe mai detto? E se anche per un solo istante in questa lunga danza per te non c'è più la malattia, ecco che la tua energia si trasforma e diventa la mia. Nel buio di questo luogo ci sono io, con la mia voglia di vivere. E adesso che il gioco si è fatto duro, non mollo. E resisto alla tentazione della disperazione, Vedete, ho già vinto. È vero, mi tengo i disagi, i dolori, ma io ho la mia dignità, la mia forza, la mia vita. E resisto. Un medico mi tranquillizzò dicendomi: si può convivere con questa cosa e forse stare meglio. Mio fratello mi disse: se si può curare va sempre bene. La parola è resistere. Io sono qua e resisto. E se deve andare male, che vada sempre così. Perché la vita è bella e va vissuta in ogni situazione una persona si presenta. E tutte le mattine che apro questi occhi su questo mondo io mi incanto. La speranza, per fortuna che c'è speranza, la speranza che un giorno mi ritorni il mio sorriso. Condividere. Se resto dentro di me, mi perdo. Ma se esco da me e vado verso l'altro, allora mi ritrovo, trovo me stesso e capisco l'unicità di ognuno di noi, speciale particella, fondamentale della vita tutta. Per superare questo momento mi hanno parlato molto bene del tango e del teatro. Io ho scelto perdere il tango. Voglio trovare un altro ritmo, non più il valzer, troppo veloce. Il valzer lento, troppo lento. A me piace la cumbia, questo è il mio obiettivo. Mi piace mettere una rosa fra i capelli e far finta di volare, come facevo prima. Quel giorno decisi di accettare la sfida e quando lei mi disse che le piaceva ballare, ma da tempo non riusciva più a farlo, liberai lo spazio, feci partire la musica
I suoi piedi si sollevarono da terra, diventarono più leggeri. La corrente della vita mi portò verso di lei. E la pietra del pregiudizio cadde davanti ai miei piedi. Un giorno a teatro ci viene chiesto di entrare in contatto, di toccarci. E tu tremi, accidenti se tremi. È come un'onda che dal centro del tuo corpo esce e porta via tutto, anche me. Scusa, prima di allora non avevo capito. Non avevo capito la forza della vita, di questi amici, del teatro. Serve altro? Essere o non essere, questo è il problema. Eppure talvolta per essere occorrono le medicine. Canda Napoli, Napoli in farmacia, io cammino ogni notte, io cammino svariando, io non tengo mai sonno, non chiudo mai bocca e non bevo caffè. Padre tocca il sì da me, padre tocca il sì da me. Una poziana che scatto, non la buona caluccia. E in un'ubriaca che dice bussanna una volta malato non c'è. Vado qua! Grande giorno! Gente di Cido ma gomma già fa. Figlia della Bastiglia, figlia della Bastiglia, si da me. Quando fa dormire, quando fa dormire. Fermo 26! 052! 105! Tempo! Mi fa sentire come un gran pascià e mi nebbia il cuore. Tutte vetrine, tutte farmaciste. La vecchia camomilla ha dato il posto alle palle di cruce, dopo spade, dopo tele, risuonato, grandi 00. Siete me! Oh. Cielo! Stiglia, sienta me. Tinto scuro una gatta, ma ste canne una sarda, dolce dolce ma guarda se struscia miagola e fa. Senta me batta, senta me. E poi bastardo! Cigarretta, caricata d'amore, casa tira sto cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più, una bocchella vorrei ascoltare, gente decida ma gomma già fa. Silvio! Dinde vetrine tutte farmaciste. Speremo! Effetti indesiderati, cagaglio! Alle palline grigere, costato, provotele, visionato, di tipica donato, corotato e similino, cassare lontano dai casino! Può procurare l'ipersessualità! E vai! Stiglia, senta me! Quanti effetti collaterali, meglio non leggere il bugiardino. E non si può fare meno. Sono come un interruttore, accendono e spengono. C'è una crepa in ogni cosa, ma è da lì dentro la luce.
Un giorno nei nostri cuori è entrato la luce del teatro. Non nasce teatro dove non nasce, dove non c'è la vita, non è piena, perfetta. Senti, sia, siete state! Teatro nasce dove sono ferite, dove sono dei morti. La luce del teatro ci ricrea ogni volta, mostrandoci le crepe, ma è tutta bellezza. E come disse che un grande attore, il teatro è tutta la mia vita. A casa dal collo, mi incolpisco, inciampo, a teatro riprendo il passo. Allora andiamo. Andiamo. Dimenticavo. Questa sarà consegnata a tutte e a tutti brevi mani, personalmente da mano a mano. Noi siamo anche questo, ma come avete visto, siamo tanto, tanto di più. Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne. Grazie veramente. Allora ai nostri artisti chiediamo se si possono presentare. Margherita. Roberta. Nicoletta. Ginette. Angelo. Gigliola. Gianpaolo. Giovanni. Paolo. Max. Simona. Bene, un ringraziamento speciale, accogliamo le domande della giuria, se ce ne sono. Grazie per la vostra inventiva, per la vostra partecipazione fatta col cuore, non solo con la vostra persona, e che è passata anche a noi. Grazie. Bene, se non ci sono altre domande, allora proseguiamo. Grazie veramente, grazie. Ora, quello che state per vedere è un cortometraggio del progetto integrato Teatrabile, che vede coinvolte cooperative della Romagna Faentina. Una giovane storia d'amore
interpretata con delicatezza e con l'innocenza tipica dei talenti appena sbocciati. Vi abbiamo già spoilerato troppo della storia che stiamo per vedere, ma siamo sicuri che non potrete fare a meno di innamorarvi di Innamorati. Buona visione! Questa fattura è altissima. Non sai niente. Te ne sai qualcosa? No. Oh mamma. Buongiorno Filippo. Buongiorno Donatella, Eugenio. Ciao Jimmy. Buongiorno. Ciao Filippo, la tua Giulietta si è già affacciata. Oh, sei in ritardo. Buongiorno signore. Quanto bello Filippo. Dai filo, dai filo, dai filo, vieni, vieni, dai filo, vieni. Pronto, idraulica Faentina. Rovinente è rotto. D'accordo, arriviamo subito. Ecco mamma, questo è il giornale. Ho appena ricevuto una chiamata urgente. Yuri è già fuori che ti aspetta. Non è che siccome sei mio figlio puoi venire quando vuoi, eh? Ok, vado. Scusate, sono in ritardo. Ecco, cominciamo. Martina Ricci in via Laghi. Via Cova, Mirko Marco. Oh, interessante questo Roma. Yuri Filippo via Lapi. Ah, Filo, vai sempre in via Lapi? Complimenti, va sempre via Lapi, eh. Filo! Scusa, scusa, Yuri. Buongiorno, signora. Buongiorno. Sono qui per pagare questa fattura, un po' altina. In effetti, negli ultimi 15 giorni saremmo venuti 10 volte, non si poteva fare diversamente, ecco. A riguardo, abbiamo scoperto che mia figlia, Kautar, rompe apposta i rubinetti per chiamare suo figlio. Beh, ma perché? Perché pensiamo che sia innamorata. Le chiedo solo una cortesia, per favore. Yeah. Non mi mandi più Filippo se dovesse capitare un'altra volta. Mi sta chiedendo uno sforzo enorme, sarò un po' in difficoltà anche a spiegarlo a lui. No, capisco da mamma, ma io questa cosa non voglio che abbia un inizio e neanche che continui questo loro interesse, io non voglio. Cercherò il modo, troverò una scusa, ma non sarà facile. Grazie, faccia il possibile. D'accordo. Ti ha fatto tutto? Bene, mi hanno chiamato da via Lapi. Ci vado io? No, ci mando qualcun altro.
Perché? Perché lo dico io, Filippo, perché non ti vogliono più. Andiamo? Io non ci vengo più. Perché? Ho detto no. Filippo. Era arrabbiato. Dove è Filippa? Non voglio venire. Mi dispiace. Da. Sì, così. Cosa è successo, Filippo? Sono innamorato. Sei innamorato? Cosa fai qui? E Filippo, andiamo! Mio! Ma cosa sta succedendo? Giusto così. Filo, 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 filo. Filo, 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 filo. Per qualche motivo che ignoro, mi piace moltissimo. Niente di ragionevole. Direi quel poco che basta a far sì che di notte, da solo, mi sveglio. E non riuscendo più a dormire, inizio a sognarti. Volete presentarvi? Buona, sì, siamo un po' emozionati. Allora, io sono Orsani Barbara.
Luca Barzanti. Nives Baldoni, presidente di Anfas Faenza, che ha dato il via a questo progetto. Dal pane Claudia della cooperativa CEF. Ricordiamo comunque i saluti di tutti gli attori che non sono potuti venire oggi. E loro sarebbero stati molto più emozionati di noi, ma vi salutano tutti. Grazie. Accogliamo domande da parte della giuria. Sì, allora, naturalmente complimenti, perché il cortometraggio è molto bello, molto ben realizzato, simpatico, molto commovente, giusto, nel senso che è commovente, ma senza essere patetico. E quindi questo, per quel che mi riguarda, è qualcosa di notevole che va sicuramente valorizzato. E ho le domande, per quanto riguarda le domande sono due. La prima, proprio molto tecnica, quindi attori qui, dei ragazzi che non c'è nessuno, Filippo non c'è? Bravo, Filippo non è potuto venire perché è inserito in una realtà diurna di inserimento al lavoro e formazione al lavoro, per cui stamattina era impegnato e... Ma noi senza rubare nessun rubinetto l'avremmo voluto, la prossima volta ruberemo qualche rubinetto. Ci avevamo pensato, ma oltretutto a questo progetto partecipa, e Filippo è uno dei protagonisti in questo corto, ma partecipano, vedete, tantissimi ragazzi. E infatti questa era la seconda domanda, perché abbiamo visto che avete messo in scena tantissimi ragazzi, tante persone, e quindi la domanda era come è stato possibile realizzare, qual è il vostro modo di operare. Grazie. Intanto questo è il nostro 10° cortometraggio e ad ogni cortometraggio partecipano una 40 di ragazzi protagonisti, ogni volta diversi, di tutto il territorio dell'Unione della Romagna Faentina. Prima della realizzazione proprio delle riprese, ci sono 10 appuntamenti, più o meno 10 appuntamenti di laboratorio teatrale in cui insieme ai ragazzi si decide l'argomento e poi si costruiscono le scene. E, dopodiché con Luca Barzanti, che è il nostro regista tecnico che si occupa sia di riprese che di montaggio, realizziamo il cortometraggio. Non so se ho risposto. Sì, sì, certo. È sì. Proprio come rimando, le dico proprio questo, che il regista è bravo, certamente, e il merito è dell'aver coinvolto tanti ragazzi. Sì, sì. 40. Il coinvolgimento così ampio è stato lo scopo che come associazione che si occupa di persone con disabilità intellettiva e razionale, e abbiamo voluto coinvolgere, appunto, come ha detto Claudio, la cooperativa CEF e anche un'altra cooperativa sociale in cammino di Faenza, che gestiscono i centri socio-riabilitativi e socio-occupazionali del territorio, perché abbiamo voluto dare voce e spazio a tutte le tipologie di disabilità intellettiva e razionale, senza guardare al grado di gravità. Questo era lo scopo principale. E Barbara Orsani, che da 10 anni ci segue, Luca Barzanti da 6 che ci segue, sono riusciti perfettamente, almeno questo, vabbè, parlo per, io lo, è mio parere personale, ma penso che poi sia evidente a tutti, riescono a dare spazio a tutti quanti, un punto di protagonismo a tutte quante le persone che vi partecipano. Grazie. Grazie mille ancora. Grazie. Bene, come avete potuto vedere, questa mattina abbiamo avuto la fortuna di assistere a delle magnifiche esibizioni da parte di compagnie da tutta Italia, e a cui ovviamente facciamo i nostri complimenti. Ora non resta che lasciare ai giudici qualche minuto per decretare i vincitori di questa 17ª edizione dell'Open Festival.
E nel mentre approfittiamo di questi minuti in cui la giuria si riunisce per mostrarvi l'anteprima di una storia che vi racconteremo nel prossimo evento del festival in programma, la storia di Giulia Mazza, una violoncellista davvero speciale. Grazie. Se manca l'amore, salta tutto. È finita per chiunque. Io vi lascio con questa frase. L'invito a partecipare a questo incontro il 9 maggio e sarà bellissimo. E ora è il momento tanto atteso. Invitiamo le compagnie a salire sul palco. Ringraziamo tutte le compagnie e i gruppi che hanno portato sul palcoscenico del Teatro Asioli tanto talento, tanta forza e tanta bellezza. Invito il nostro pubblico a fargli un caloroso applauso. Allora, scusate, mi sentite? Allora, mi dicono che i giudici stanno ancora decidendo e che la lotta è molto molto accesa. Approfitto perché parlo a nome di tutta l'equipe del festival e approfitto di questo momento per ringraziare tutti quelli che sono venuti qua oggi ad assistere a questo spettacolo. E voglio fare un ringraziamento particolare perché chi oggi è venuto non è uno spettatore, è un testimone. Cioè, perché quando si viene a teatro non si mette un like a un'immagine perfetta che uno vede in uno schermo, ma si viene ad assistere a una vita, e quando uno assiste alla vita di un altro è un testimone e in qualche modo entra in un contatto diverso. Per cui volevo innanzitutto ringraziare il pubblico e poi volevo ringraziare tutte le compagnie che sono venute oggi. E adesso noi siamo stati presi dalla organizzazione, quindi non abbiamo potuto vedere tutto, ma abbiamo visto prima, per cui sappiamo che parole sono state dette e che lavoro è stato fatto. E c'è una crepa in ogni cosa ed è da lì che entra la luce. Questo ci hanno detto i tremanti di passione, ma questo abbiamo visto in tutta la mattina. Attraverso il limite uno può fare l'esperienza di una cosa totalmente meravigliosa, qualcosa che lo supera. Solo che il limite è una condizione di tutti. C'è chi ha la grazia di accorgersi e quindi può fare questa esperienza di far entrare la luce. E bisogna accogliere la possibilità che ci sia questa ferita nella vita, perché c'è in tutto, ma la bellezza capita, e se capita ci mette in moto. Per questo abbiamo voluto chiamare questo festival La bellezza che ricrea, perché solo se siamo commossi da qualcosa che accade fuori da noi, fuori dai nostri limiti, ma qualcosa che, allora ci mettiamo in moto. E quello che abbiamo visto è un'esperienza prima di tutto di condivisione, e grazie a questa condivisione anche di bellezza. Io cedo la parola ai ragazzi e vi ringrazio tantissimo. Un applauso alle compagnie che sono state. Invitiamo tutte le compagnie candidate a raggiungere i camerini per la premiazione. E ringraziamo calorosamente anche i nostri giurati, Liliana Cosi, Nicola Bonini, Giorgio Grisendi e la giuria popolare del San Tommaso. Bene, se la giuria si è espressa avranno deciso i migliori candidati, quindi non ci spetta altro che sentire i nomi dei vincitori. Consegniamo il premio a Liliana Cosi e... Grazie.
come miglior attore. E il migliore attore, anche se non, insomma, non è potuto essere qui per ragioni lavorative, è Filippo, del cortometraggio. Il premio ve lo consegna Maria Vittoria della Scuola San Tommaso. Tutti i ragazzi che avete visto non sono evidentemente presentatori professionisti, ma sono dei professionisti perché sono stati bravissimi, sono della Scuola San Tommaso, che va veramente ringraziata perché sono stati meravigliosi. Vi faccio una promessa, Filippo non è qui presente, farò un video a Filippo dove consegnerò personalmente questo premio e ve lo manderò. Perché Filippo, vi posso garantire che quando riceverà questa notizia piangerà come una fontana, perché è un ragazzo di un'emotività veramente unica. Quindi a nome suo veramente vi ringrazio di profondo cuore, grazie, grazie tante. Vi manderò il video comunque, veramente. Grazie a voi. Se invece la Liliana, insomma, ci vuol dire chi è la compagnia vincitrice ufficiale dell'Open Festival. Allora, all'unanimità, senza difficoltà, abbiamo scelto la prima compagnia che abbiamo visto, Artist ASD. Per il loro lavoro, che ci è piaciuto molto. Complimenti per il vostro lavoro, ai vostri maestri e a voi che avete imparato bene. Grazie mio papà, papà mi fa venire qua, grazie papà, ti voglio bene. Ebbene, il festival è giunto al termine, quindi ringraziamo tutti i presenti, ringraziamo la giuria e tutte le compagnie che si sono presentate oggi e vi auguriamo una buona continuazione. I ragazzi del festival possono entrare e consegnare un premio per ogni candidato che ha partecipato all'Open. Entrate pure. Grazie mille. Grazie.